Parte all'ottavo forum di Conftrasporto cosa è emerso? Eh, noi abbiamo voluto mh, porre l'attenzione sulla necessità che si intervenga in particolare sulle infrastrutture del nostro paese. È emersa una eh, situazione che è già percepita, ma che noi abbiamo voluto in qualche modo raccontare con dati e con statistiche, cioè di una eh, forte ehm, saturazione sulle arterie di collegamento nel nostro settentrione, pensiamo ai valichi, pensiamo ai grandi porti eh, che si trovano in Liguria e una eh... Risolta situazione di deficit infrastrutturale al sud che sconta ancora carenza di infrastruttura sia stradale che ferroviaria e che ovviamente penalizza fortemente la possibilità anche del nostro meridione di poter agganciarsi ai mercati del nord Europa e che in definitiva ne penalizza complessivamente lo sviluppo economico. Cosa vi aspettate dal governo che sarà comunque presente al, al forum? Ma innanzitutto ci aspettiamo che il governo si eh, mh, confronti maggiormente su alcuni temi importanti, che intervenga per correggere quello che sta avvenendo, ad esempio, sulla lentezza con la quale si stanno impiegando le risorse del PNRR, abbiamo visto che anche qui, soprattutto al sud, soltanto il 13% delle risorse stanziate per gli investimenti infrastrutturali sono state cantierizzate. Ci aspettiamo che, ad esempio, si evitino manovre che mh, penalizzano il nostro sistema delle infrastrutture, in questo caso porti e aeroporti, ad esempio con... L'addizionale che è stata decisa dal governo per i turisti che arrivano appunto nel nostro paese attraverso i porti e gli aeroporti.